Bella a tutti ragazzi, sono Stai Cedere e bentornati sul mio canale. Finalmente mondiali ragazzi, possiamo dirlo, avete visto? Qua sopra c'è il link. Cosa ci aspetterà? Cosa ci riserverà, ecco, il nostro canale? A proposito dei mondiali, altra maglietta della collezione ragazzi, stagione 2017-2018. Terza maglia del Napoli ragazzi, della collezione delle mie magliette. Si parte con Russia-Arabia Saudita. Prima partita è stato Luzniki alle 17, domani. Partita inaugurale, ragazzi. Allora, giocherò con la Russia, non perché sia più forte o voglia vincere più facilmente, ma perché prima delle registrazioni pubblico sempre un sondaggio su Instagram su quale squadra prendere. Eccovi qui lo screen. Ha vinto la Russia in questo caso. Quindi vi consiglio di seguirmi su Instagram per votare i sondaggi di quale squadra prendere, non solo riguardo ai mondiali, ma anche a ipotetici pronostici post-mondiale. Gli indirizzi sono alla fine, all'inizio, nei 5 minuti del video, e comunque il link diretto della mia pagina Instagram è in descrizione. Per chi di voi è appassionato delle scommesse, la quota più alta per la vittoria della Russia è 1,40 e la lanciano BetClick e Unibet. L'X più alto, ovvero il pareggio, a 4,60 lo trovate da William Hill e Unibet. La vittoria con la quota più alta dell'Arabia Saudita a 10,50 da Bwin. Io direi ragazzi di andare, che ormai è tutto pronto ragazzi, per questa prima partita del primo turno ragazzi dei mondiali. Si giocherà a Mosca, stadio di capienza di 80.000 posti ragazzi, ha raggiunto San Siro più o meno, ed eccoci qui, godiamoci ragazzi questo inizio di mondiali insieme. Stiamo per vivere una partita internazionale che può regalarci veramente grandissimo spettacolo. È tutto pronto, un saluto da Piero Gibardo e Stefano Nava. Sulla carta questo è un grande match, Pier. E vediamo se le attese non verranno deluse. Pronti per l'emozione di questa sfida tra Russia e Arabia Saudita. Era veramente ora ragazzi di riuscire a... Oggi l'unico calciatore ad aver vinto tre edizioni di mondiali. La prima nel 58 in Svezia. Da 18 anni non ancora compiuti fece conoscere la sua classe. Di riuscire a, come dire, tra l'altro con un gol in finale contro i padroni di casa. Ad avere il videogioco dei mondiali, insomma di una competizione nazionale, senza pagare gratuitamente, giusto con un aggiornamento. 4-1 in finale sull'Italia. È un regalo veramente prezioso che la eSports ci fa, Electronic Arts più che altro ci fa, e quindi noi lo accogliamo a braccia aperte e vedremo di farci tutti i video che vi ho, di cui vi ho parlato nel video di introduzione a cosa ci sarà di mondiale sul nostro canale. Ecco l'inno dell'Arabia Saudita, ragazzi. Cliccate qua sopra e troverete il pronostico invece tra Italia e Arabia Saudita, che in realtà è finita 2-1 col ritorno al gol di Balotelli. Ma nel pronostico, ragazzi, basta aprire il link e lo troverete. Ok. Le formazioni le ho sistemate prima di iniziare a registrare, quindi le leggeremo insieme anche durante la partita. Le troverete. Eccole qui. Ecco i nostri. Akinfi. Akinfi, Minasevic, Vasin, mi rifiuti di leggere da suo difensore. Zagoev, insomma, anche lui protagonista di diversi europei mondiali. E Koro, Kokrin e Smolov sono le nostre punte. Smolov un po' più avanti rispetto all'altro. E niente, scelto questa formazione qua. Mentre al Moselem ancora di nuovo si presenta contro di noi 5-1 per loro oggi, modulo sulla carta di solo terminale 4-2-3-1 centrocampisti. Mi aspetto una sempre alla Bed pronto attaccante del Al Hilal e anche al Shalawi davanti a contrastarci. Ragazzi, iniziamo questa prima partita dei mondiali. Russia che ha a disposizione il primo possesso del match.
Palla dentro di Smolov, il cross da solo di testa. Al Moselem blocca senza problemi, ragazzi. Dopo 7 minuti, il primo squillo della Russia davanti. Ruba palla benissima, palla dentro. Il destro al Moselem, di nuovo si salva. L'Arabia Saudita ci sarà rimessa laterale per noi. Ci sarà una rimessa con le mani dunque dopo il buon intervento del difensore. Kokorin. La mette in mezzo. Kokorin al cross, ancora bene. Verso la testa di un russo. Forse non se l'aspettavo, più semplicemente palla alta. Si riparte da Al Moselem. Al Moselem. Capita. Intercettando la traiettoria del passaggio. Al Shaarawy, attenzione al buco destro palo. Il pallone torna in campo. L'Arabia Saudita la stampa sul palo, non è finita. Ho avuto difficoltà a liberarmi e poi col filtrante si libera, ragazzi, che brivido. Golovin. Punta l'area. Golovin. Smolov. Caccia al destro, altissimo. Cioè, insomma, altissimo, alto. Alto. Pressato dal difensore. Difficile. Si riparte dal Moselem. 29 minuti, 0-0. Però tutte e due le difese reggono, forse più la loro. All'intervento del difensore. Che sudata, non è finita, ancora palla all'Arabia Saudita. Dentro. Messa dal fondo. Stiamo veramente rischiando tanto là dietro. Stiamo veramente rischiando tanto, non siamo più l'Italia. Samedov, mi fido del nome. La palla dentro per Smolov. Smolov! Smolov 1-0, primo gol mondiale, arriva al 37esimo minuto di Russia-Arabia Saudita. Con Smolov c'era già andato vicino prima, c'erano andati più vicini loro. Ragazzi, che freddezza! Destro letale di Smolov, numero 11 della Russia, dei padroni di casa. Vai. Dai, si gioca là. L'esultanza di Smolov. Risultato che è cambiato adesso la Russia. Fedor Smolov 1-0. Occhio al suo movimento. Palla dentro, attenzione Corcori, destro. Cosa ha preso al Moselem? Cosa ha preso al Moselem? Eccezionale. Qualche potenza. Mamma. Io ho detto qui è gol sicuro. Samedov, pazza coppia di Samedov, palla dentro, ancora al Moselem di testa, si andrà nel recupero che sarà di 3 minuti, intanto sbrigate a rinviare perché solo il tempo finisce. Ancora l'Arabia Saudita, Al-Sheri, chiude benissimo. E si va a riposo. 1-0 ragazzi, gol. Già non ricordo il nome. Buona la sua prova nei primi 40 Smolov su 3 tiri, un gol. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Andiamo a riposo. Sono tentato, ragazzi, di fare questo spostamento. Kokorin sulla destra. E sostituire questo Samedov con Zuba. Tanto ragazzi, la prima partita del mondiale. Si riprende col secondo tempo. L'arbitro comincia il secondo tempo. Zuba al destro, appena entrato. Sfiora, traversa anche lui, ragazzi. Oggi ti via fuori. Proprio non vanno, a quanto pare. 53esimo, sempre 1-0 per la Russia. Dentro per Al-Sheri, dentro, bravo Akinfiv a uscire benissimo. Non viene sulla rimorchia, palla dentro. E di nuovo il destro di Kokoriv al Moselem in angolo. È un cambio, entra al... Non ho capito bene chi. Beh, non mi ha fatto vedere la sostituzione suggerita. Vabbè. Palla dentro, c'è il gol del 2-0. Calcio d'angolo perfetto. Il più bel calcio d'angolo di FIFA 18, ragazzi. L'ho battuto adesso e ho fatto la proprio Zuba. Ho creduto in lui nell'intervallo, facciamolo entrare.
Che gol, che colpo di testa, ragazzi. Qui si può anche fare il cambio. E non me l'ha fatto fare. Vabbè, lo faccio subito. Esterno sinistro, terzino destro. Anche se non è il suo ruolo. Anzi, famo così. E qua si mette anche il terzo cambio. 64 minuti, tutti i cambi esauriti. Sul 2-0 si può fare. Perfetto, perfetto ragazzi, 2-0, partita liscissima. Al-Sarawi, attenzione, dentro e Akinfeev tranquillissimo, palla dentro, destro al Mosailem, la palla rimane lì, ancora dentro, 3-0, un altro bel gol. Ancora di Smolov. Ragazzi, 3-0. Secondo gol da calcio d'angolo. Errori difensivi. Se facciamo anche il quarto al 90esimo, la fotocopia del pronostico di Italia-Arabia Saudita. Il link è qua sopra. Praticamente un cioccolatino solo da scattare. Molto bella la conclusione. Bello il tiro al volo, ragazzi. Di Smolov. Guardate qua. Vista della Russia. 3-0. Dominando il match. Niente da dire, veramente. Giuba. Fernandes. Fernandes, suoni di fondo, Fernandes dentro! E c'è il 4-0 ancora di Smolov. 4-0 ancora di Smolov. Ragazzi, farne 8 in due partite all'Arabia Saudita mi dispiace sinceramente, però. Una forma fantastica. Ecco il gol, vediamo. Veramente, ragazzi, gli ultimi tre gol non c'è niente da dire. Non c'è niente da dire sugli ultimi tre gol, ragazzi. Uno più bello dell'altro. Si riparte 4-0 all'80esimo. Parla chiaro che Luigi finora è stato. Arabia Saudita dentro. Cioè, Akinfeev sicuro. Ancora punta l'area. C'è un fallo qua che ho fatto, veramente inutile. Sostituzione arrivo. Entra Asi. Mi fido. Ma alla bad mettiamo sempre le scaravanzie all'uomo sul palo. Destro. Tira la traversa. Tira la traversa. Ormai è tutto avanti la traversa dita. Fatto lo stesso errore che ho fatto con Perin. Ma qua non siamo contro la Francia, infatti. Akinfeev la prende. Link qua sopra. Di Altosari e si va nel recupero. Al-Farai, Fernandes di testa. Attento qui il difensore che allontana. Zagoev. Parento per Dziuba. Dziuba. Contrasto riuscito. E magari tu. Sale il pressing. E qua commette fallo, ragazzi. La partita finisce qua. Prima partita del mondiale. La prossima, come annunciato nel video generale dei mondiali, sarà Spagna-Portogallo, uscirà domani, 14 giugno, alle 3. Tripletta, ragazzi, di Smolov, apertura dei mondiali che veramente non si poteva, dal punto di vista del gioco, chiedere di più. Grafica. Ho zafiato, purtroppo voi l'avete ridotta in 720 pixel perché se no mi porta via troppo tempo il rendering e il caricamento e non ce la faccio a pubblicare tutti questi video in consecutiva. Io ragazzi vi ringrazio, lasciate like, iscrivetevi come al solito, supportatevi che per me è molto importante. Smolov 10 in pagella, 10, e ci vediamo alla prossima ragazzi, domani. Spagna-Portogallo o Portogallo-Spagna, non mi ricordo bene. Portogallo-Spagna. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.